voglio innanzitutto parlare del culto. Noi vogliamo offrire al Signore sempre il culto. Non sia e non diventi mai consuetudine, ma sia davvero l'espressione ardente di un cuore che è intento ad onorare il Signore. Il Signore desidera che noi lo ringraziamo in un modo abbondante, non solo la domenica mattina quando ci incontriamo in chiesa, sempre, tutti i giorni. Vogliamo ringraziare sempre il Signore. Dicevamo sia quando le cose scorrono abbastanza bene, ma anche, anzi soprattutto, quando le cose non stanno andando affatto bene, ma sappiamo che tutto è sotto il controllo e il governo del nostro Signore, che tutto è sotto il suo dominio. Salmo 50, verso 23, chi mi offre come sacrificio il ringraziamento mi glorifica. E chi regola bene il suo comportamento, io farò vedere la salvezza di Dio. Vogliamo glorificare il Signore? Beh, ringraziamolo. Perché il nostro bene procede da ciò che Dio ha voluto e ha stabilito per noi. Ciò che noi non vediamo, il Signore vede. Ciò che noi non conosciamo, il Signore conosce. Ecco perché noi dobbiamo offrirgli sempre il ringraziamento. Con quello che noi dobbiamo offrire al Signore per onorarlo, l'ubbidienza. Attraverso l'ubbidienza noi riconosciamo l'autorità di Cristo nella nostra vita. Non possiamo pensare di onorare il Signore o recitando alcune frasi o pregandolo e poi avendo un comportamento che non è regolato secondo la Sacra Scrittura, la parola di Dio. Gesù parla ai nostri cuori perché ci ama, perché ci vuole portare nel cielo, perché vuole portare a compimento quello che è già iniziato nella nostra vita. Non ho vinto io il peccato, ma Cristo ha vinto il peccato per me. Non ho vinto io la morte, ma Cristo ha vinto la morte per me. Per questo, fratelli e sorelle, offriamo al Signore quello che gli è dovuto, quello che onora il Signore, ma lo onora davvero.